Bene ragazzi, le canne sono calate e ora andrò a darvi 5 consigli su come affrontare le acque correnti. Vorrei partire dai sassi. I sassi sono un elemento molto importante per la pesca in acque correnti, in quanto tra un sasso e l'altro, creandosi appunto degli anfratti, potrebbe andare a rimanere incastrato e comunque nascosto dell'alimento naturale per i nostri pesci. Quindi, non sapendo dove andare a pescare per qualche ora o per qualche giorno sul grande fiume o qualsiasi altro fiume italiano, io direi che se si andasse a scegliere uno spot colmo di sassi, comunque ciò non guasterebbe la nostra azione di pesca. Anzi, appunto, visto l'elevata presenza, come ho appena detto, di alimento naturale, le carpe sicuramente qui ci staranno. Ovviamente la pesca tra i sassi implica qualche piccolo accorgimento, perché pescare appoggiato a dei grossi massi non è mai semplice. Io direi che questi accorgimenti si vanno a sintetizzare ovviamente su un particolare tipologia di terminale, un particolare leader che deve essere parecchio tenace, parecchio robusto, e sicuramente un'azione di pastura che deve essere differente rispetto ad altri posti e ad altri spot in cui i sassi non ci sono. Allora, parliamo di terminale. Il terminale per la pesca sul sasso direi che deve essere tendenzialmente rigido, in quanto l'eccessiva morbidezza del terminale potrebbe comportare un nascondersi del nostro innesco tra questi anfratti. In secondo luogo ho parlato di leader. Ovviamente i metri prima del piombo, prima della zavorra, che potrebbe anche essere un sasso a perdere, comunque ne parleremo, devono essere ovviamente parecchio parecchio robusti e tenaci. Quindi si tratta sicuramente di leader oltre le 60 libbre e di shock leader sicuramente del diametro dal 60 in su. Ultimo aspetto particolare della pesca sul sasso ovviamente è la pasturazione. La pasturazione, elemento fondamentale sui sassi, deve tenere presente di alcuni piccoli accorgimenti. Ovviamente la cosa buona è che appoggiandosi tra un anfratto e l'altro sicuramente non ci viene lavata la corrente, ma potrebbe essere una lama a doppio taglio, in quanto potrebbe celarsi e quindi nascondersi anche alla carpa. E quindi bisogna sicuramente tenere presente in termini di quantità questo aspetto. Direi assolutamente sì, palle di pastura calate appunto tra i sassi. In secondo luogo vorrei parlarvi di ostacoli. Ovviamente una pianta, un ostacolo sommerso implica sicuramente la presenza di pesce, però c'è la corrente e siamo sul fiume, quindi bisogna stare molto attenti. Sicuramente dobbiamo pescare a monte dell'ostacolo e non a valle, perché la corrente, lavando via appunto il nostro innesco, i nostri aromi, porta le particelle olfattive, le particelle odorose a valle. Quindi se noi da questo ostacolo peschiamo a valle, sicuramente non andremo a intercettare il pesce che risiede appunto dietro questo. Quindi il terzo consiglio che voglio darvi è quello di utilizzare qualsiasi stratagemma a vostra disposizione per aumentare la potenza olfattiva del nostro terminale, perché la corrente in questo caso c'è amica. La corrente, lavando via le particelle olfattive attorno al nostro terminale, va a intercettare molti metri a valle le nostre carpe, ok? Quindi la corrente in questo caso ci aiuta. E quindi stick mix, method, dip, qualsiasi cosa vada a potenziare la potenza olfattiva e il livello olfattivo del nostro innesco, assolutamente sì. La corrente non lo lava e se lo lava ci aiuta. Sicuramente potenziare il nostro innesco in termini olfattivi non attrae solo le carpe, ma tanto altro pesce, e questo pesce potrebbe essere effettivamente di disturbo. Per evitare che questo pesce disturbi troppo la nostra azione di pesca, io direi non utilizzare stick mix, method o dip, ma
di andare a aumentare banalmente la dimensione del nostro innesco. Ovviamente il pesce piccolo fatica a mettersi in bocca un'esca di dimensioni generose, appunto. Come quinto ed ultimo consiglio vorrei parlarvi dei terminali. Il terminale perfetto non esiste, però vorrei andarvi a fare due appunti appunto su come andare a costruire questo terminale. Si tratta quindi di terminale rigido o meno rigido e di che amo andare a utilizzare. Come andare a legarlo e che tipologia di terminale lo decidete voi. Utilizzate quello che più vi piace. Però direi che sicuramente la rigidità del terminale è molto importante per diversi fattori. Come magari ho anticipato nei primi consigli, è molto dipendente dal fondo in cui si pesca, ma anche dalla presenza di pesci di disturbo. Perché il pesce di disturbo su un terminale morbido potrebbe facilmente aggrovigliarlo. Quindi state molto attenti alla valutazione della rigidità del terminale. Ovviamente si sta parlando di pesca in fiume, spesso e volentieri tra diversi ostacoli, e il tirare della carpa è sommato al tirare della corrente, quindi gli ami devono sicuramente essere più che robusti, parecchio tenaci, e quindi si parla della serie XX, quindi con un filo molto molto spesso. Da grande fiume un saluto a tutti!